Cos'è la cosa che l'ha più impressionata del governo Salvini Di Maio? Credo l'eccesso di litigiosità, un dibattito in negativo, questa era la cosa spiacevole, perché si confrontavano due mondi che sembravano incompatibili e portavano una tensione nel paese continua. C'è qualcosa da salvare? No, io credo che è giusto guardare in modo serio ai temi del Sud, ai temi delle fasce più deboli, ma ci deve essere più sostanza e meno comunicazione. Mi sono sembrate provvedimenti più legati alla comunicazione che alla sostanza. Cioè uno si domanda, non so, Pirelli con quota 100 per ogni pensionato di quota 100 ha assunto uno, due o tre lavoratori nuovi? Funziona così? Ma questo non funziona in questo modo, la realtà è l'opposto, in realtà le aziende riducono gli organici per essere più efficienti e difficilmente quando mandano a casa due persone che magari hanno un'esperienza utile all'azienda ne assumano tre, ecco, questo nel mondo reale non succede. Noi siamo a crescita zero praticamente, una cosa da fare subito quale sarebbe? La cosa da fare subito è aprire i cantieri, le cose che esistono e muoversi a livello europeo per un progetto europeo di crescita. Il progetto europeo di crescita vuol dire attingere a risorse che l'Europa può raccogliere a costo molto basso e dedicarle a progetti europei di infrastrutture. C'è una necessità di investimento e di crescita anche per la Germania. Non devono i singoli paesi indebitarsi sui progetti infrastrutturali. Deve essere l'Europa, che ha una capacità di indebitamento a basso costo elevata, che sposa alcuni progetti di interesse generale europeo e che permette di innescare una crescita che non è legata al bilancio del singolo paese. Deve diventare il bilancio europeo la leva su cui giocare. E l'Italia su questo, secondo me, ha grandi opportunità.